È entrato nel vivo il settembre Massafrese 2008. Ieri sera dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù è partito un corteo diretto a Palazzo dei Notari Stefani, dove si è svolta la cerimonia di consegna del palio al comune da parte del Rione Imperiali, vincitore dell'edizione 2007 del Palio della Mezzaluna. Al corteo hanno partecipato il parroco del Sacro Cuore, Don Fernando Balestra, il priore degli Imperiali, Cosimo Marangi, il capitano Francesco Vinci e alcuni figuranti, nobili, paggetti e portabandiera. Il tutto sulle note della banda musicale Città di Massafra, diretta dal maestro Nicola Latorrata. Il sindaco Martino Tamburrano ha accolto il palio in piazza Garibaldi. Subito dopo, nella sede dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, l'inaugurazione della mostra fotografica Il Palio della Mezzaluna, tra antropologia e fotografia, 50 anni dopo, a cura di Giovanni Monaco e Nicola Calembo. Ha introdotto l'incontro l'editore Antonio De Di Santi. Sono intervenuti il vescovo della diocesi di Castellaneta, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, il professor Cosimo Damiano Fonseca, accademico dei Lincei, il sindaco Martino Tamburrano e il presidente dell'associazione culturale Massafra Nostra, Vincenzo Bommino. Le conclusioni sono state affidate alla dottoressa Melania Longo. La mostra ripercorre i momenti più significativi dell'edizione 2007 del Palio della Mezzaluna, puntando soprattutto sui particolari dei volti, degli abiti e delle insegne dei protagonisti della rievocazione storica dello scorso anno. In esposizione sino al 28 settembre una sessantina di scatti fotografici. Manifestazione che al secondo anno è il successo sotto gli occhi di tutti, la partecipazione della città, di persone che da fuori giungono qui a Massafra. Insomma, per noi questa manifestazione significa riscoprire le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra massafresità, e con questo noi vogliamo ancora continuare in un'azione sinergica con la città. Cioè, io vedo presente tutta la città, vedo tutte le parrocchie, vedo i nostri giovani, vedo le famiglie, vedo gli anziani soprattutto, perché si tratta di una rievocazione di 50 anni fa. Credo che ci sono tutti gli ingredienti per essere fiduciosi che questa città possa riprendere un cammino normale.